a tutti. Il Presidente ha concluso che si dava per scontato. Io infatti davo per scontato che non si sarebbe più fatta la TAV. Cadendo il governo Berlusconi ho detto guarda che vengono questi tecnici e forse i tecnici capiranno cose che magari i politici per motivi diversi non vogliono capire. E invece che si è accelerato la cosa, che ha resumato qualcosa che siamo rimasti tutti sorpresi. Io sono contento di questa sera perché siamo in tanti. Purtroppo nel paese dell'Arbitoino sono io, forse sono io, non lo so, chi sarà male, forse sono solo io qua. E c'è un altro, bene, siamo in due, già, ma facciamo un passo avanti. Sicuramente. Il problema è che ci sono elezioni a maggio. Sì. E nessuno ne ha mai parlato di questo è il problema. Sì, sicuramente noi a Saravalle siamo mal presi e conosciamo un po' gli ultimi avvenimenti e purtroppo si è creata una mentalità in Saravalle tra i saravallesi che è molto distante da quella che abbiamo noi. Comunque allacciandomi i discorsi che hanno fatto quelli che mi hanno preceduto, se si parla di cose serie, i nostri politici dovrebbero veramente cambiare operato, perché non si può pensare di andare contro la crisi solamente facendo 50 km di ferrovia, dove tutto attorno rimane com'è. Non è che di colpo arrivata poi i container prendono, non so, hanno le ali e vanno a destinazione, arrivano migliaia di camion, quindi non è che si elimina il discorso del camion, si sposta di pochi chilometri. Non è serio quello appunto che ci propongono, perché bisogna fare questa cosa, perché altrimenti qui andiamo a finire nel Medioevo. Quindi bisogna assolutamente che i nostri politici, come mi hanno già preceduto gli altri, cambino come dire, programmi di sviluppo. Non è possibile. Io ho assistito a Voltaggio quella sera, dicevano noi dobbiamo fare questa linea per il Nord Europa. Il Nord Europa, se noi facciamo Alessandria, Casale, andiamo da quella parte, c'è un binario solo, un treno, un vagone arriva disparato e poi si ferma, deve aspettare ore e ore perché c'è un binario solo, ma scherziamo. Se si vuole veramente dare sviluppo e lavoro ai giovani, bisogna riammodernare tutte le ferrovie. Certamente ci sarà un programma più o meno lungo, ma questa è una cosa seria. È assurdo quello che vogliono fare. E compilazione, guardate, anche Val Susa c'è la nostra stessa situazione. Paradossale. In Val Susa ci sono due ferrovie anche là. C'è l'autostrada, anche qui la stessa cosa. Ma dobbiamo riflettere su questo. Non è possibile. Questo dimostra che ci sono dei grossissimi interessi sotto. Qui non si parla di sviluppo, come dicevo prima. Poi qualcuno ha detto, un sindaco poi la sua, ma mi chiedono posti di lavoro. Ma io vorrei sapere, i sindaci si rendono conto che fare il tunnel è come lavorare in miniera, Gli impiegati, per fatto ce ne pochi, Non è che tutta la gente qui poi va a fare gli impiegati lì, devono lavorare in gallerie come minatori, E non è un lavoro molto salubre. Dobbiamo riflettere su questo. Si parla di acqua. Voi immaginatevi tutta la zona, dopo Saravalle, la mia regola zona lì, lì vi sono gli affioramenti dell'acqua, perché vi sono le risorgive, perché è l'ultimo scalino alluvionale dello Scrivia. Passando sottoterra, circa 15 metri di cemento, è una diga sotterranea, tutte le faglie acquifere verso lo Spi, verso Cassano, saranno tutte troncate. Quest'acqua doveva finire. Non sarà certo acqua potabile, passando per 30 km in un luogo sporco e cementificato, per tutto quello che è, sarà un'acqua che inquinerà poi le faglie sottostanti. Cioè non c'è nulla di positivo. E per questo dobbiamo renderci conto, perché altrimenti
ci facciamo abbindolare e nient'altro. Io mi auguro, come anche gli altri che mi hanno preceduto, di proseguire in questo incontro, di sviluppare un po' la sensibilità anche in quelli che purtroppo penso che per ignoranza non si rendono conto della gravità di questa situazione, perché è veramente grave. Grazie.